Host 2013, siamo allo stand della MOAC SPA e siamo con un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it. Nome, cognome, azienda e funzione. Io sono Alessandro Spadola, direttore generale della Caffè MOAC SPA e siamo qui per presentare una serie di progetti belli, innovativi per quello che è il nostro mondo. E siamo qui in fiera per presentare il progetto Love Generation. Alessandro, voi non siete nuovi per l'Oreca, anzi voi siete tradizionalmente un'azienda che è ben consolidata nel settore dell'Oreca con un occhio anche all'interno della sezione vending. Facciamo un minuto di storia della MOAC SPA? Sì, con piacere. Caffè MOAC SPA è un'azienda nata nel 67, è l'azienda creata da mio papà, e quindi azienda familiare che è cresciuta in questi 46 anni dando un occhio molto particolare al settore dell'Oreca, che è il nostro settore principale, e guardiamo il settore del vending cercando di trasferire quello che è la nostra esperienza nell'Oreca nel settore vending, quindi con una cialda di alta qualità. E voi presentate qui anche queste due cialde che rappresentano già un prodotto consolidato nel settore della distribuzione automatica. Che cosa rappresentano queste miscele? Che composizione hanno queste due miscele? Parliamo di Aromatic, che è la nostra miscela Oreca di primissimo livello. È un prodotto ad altissima percentuale di arabica che guarda con molto interesse l'aspetto del corpo del prodotto e dei gusti, sono dei caffè molto particolari. L'altra è un prodotto bio fair trade, quindi un prodotto totalmente biologico con delle composizioni di prodotti estremamente ricercati proprio per differenziarci da tutto quello che è il resto del mercato. La vostra è un'azienda siciliana, voi siete a Modica, un paese che ho visitato, diciamo una cittadina che io ho visitato e che ritengo tra le più belle della Sicilia, davvero molto caratteristica, cari amici. Siete dunque estremamente vicini al popolo africano, anche per un motivo geografico, quindi la distanza è ancora più breve, ma avete avuto un'idea estremamente interessante per aiutare il popolo etiope. Lo vediamo alle nostre spalle, si chiama MOAC Generation. Che cos'è? MOAC Generation è la nostra nuova campagna pubblicitaria che sarà presente nei prossimi 2 anni e parla e vuole rappresentare quello che è oggi il nostro pensiero aziendale, cioè l'essere sempre in movimento, principalmente in un momento di mercato che è un mercato molto statico, un momento statico. Noi invece con questa campagna vogliamo rappresentare quello che è l'azione nei confronti di tante iniziative che si vengono a fare, rappresentare la diversità fra le persone e il fatto che tutte queste persone insieme in movimento sono una grande forza. E cosa c'entra AMREF con Caffè MOAC? AMREF oggi sposa quello che è il nostro volere, la nostra volontà di fare delle iniziative per aiutare i popoli africani. Con AMREF abbiamo sviluppato un progetto per l'Etiopia che oggi è un nostro fornitore di caffè verdi, ritengo uno dei migliori prodotti che ci siano oggi sul mercato. Noi abbiamo insieme ad AMREF cercato di mettere in piedi un discorso per poter aiutare i bambini africani. Alessandro, io vedo alle nostre spalle questo disegno che prima di iniziare le riprese di questa intervista mi spiegavi è stato decorato a mano dall'illustratore, è stato poi dipinto sezione per sezione dall'illustratrice e infine è stato perforato, ecco, facciamolo vedere in camera, in alcune parti per mostrare come dire, il volto di tutti quelli che vogliono inserirlo per farsi fotografare. Facciamo un focus su questo piccolo dettaglio. Chi ci mette la faccia? Il primo sono io a metterci la faccia insieme a tutta la nostra azienda. Oggi pensiamo che nel mercato attuale bisogna metterci la faccia, bisogna metterci il massimo impegno per fare le cose in maniera seria e decisa. E allora,
diciamo che abbiamo dato uno sguardo a quella che è questa parete, che credetemi amici è davvero particolarissima. Ma io ho bisogno di far vedere a tutti quelli che ci seguono dall'altra parte quello che è il vostro stand, perché il vostro stand mi ha attirato particolarmente, perché ritengo sia forse il più bello, il più originale di questa esposizione 2013, Host 2013. E allora facciamo un velocissimo giro fino ad andare poi al vostro banco bar, dove ci sono le varie miscele che fate degustare a tutti i visitatori che entrano qui dentro. Seguiteci amici, perché a questo punto noi andiamo a dare uno sguardo a tutte le micro aree di questo stand. Andiamo Alessandro, allora mostraci esattamente tutti quelli che sono gli oggetti presenti all'interno di questo splendido stand. Ma io ti devo chiedere, che cosa rappresenta? Perché avete realizzato uno stand fatto con questa oggettistica? Allora, intanto gli oggetti sono tutti pezzi di aerei antichi che sono stati ristrutturati e resi dei pezzi moderni, quindi pezzi di arredamento. Vuole rappresentare un po' la filosofia della nostra azienda. La nostra azienda è un'azienda del 67 che però è in continuo movimento e in continua evoluzione, con la voglia di riprendere le tradizioni del passato, modernizzarle e portarle al cliente finale nell'epoca moderna, quindi nel 2013. Beh, io devo dire che appunto il vero incanto è andare a vedere mezza fusoliera del motore di un Boeing messo lì, quasi come a creare un banco bar o comunque un banco per poter relazionarsi con i visitatori, i clienti. Tanti motori all'interno messi insieme con un vetro su per creare poi un tavolino dove appoggiarsi e naturalmente dove poter riuscire ad avere anche una bella vista. Amici, credete? Vederlo in TV è particolarmente bello, i colori sono brillanti, le immagini sono nitide, ma toccarlo poi fisicamente, credetemi, è tutt'altra cosa. Alessandro, abbiamo visto questa parte dello stand, andiamo a vedere l'altra parte dove c'è la parte dedicata all'assaggio del vostro prodotto. E qui ci sono anche i barattoli che fanno parte di questo progetto, che mostrano questo progetto. Intanto questi barattoli sono quelli che contengono il caffè macinato. Esatto, questa è una linea nuova di prodotto che abbiamo presentato, sono dei barattoli da consumare a casa, quindi anche Moac si sta avvicinando al consumo casa, però sempre con la nostra filosofia, quindi una filosofia di grande qualità, di grande immagine. Trattiamo il caffè come quello che è, un grande prodotto di pregio della terra naturalmente. E allora noi nel frattempo, direi, insomma, l'acquolina in bocca è venuta, io ho gran desiderio di assaggiare questo caffè Moac. Io adesso ti offro un buonissimo bio Moac. Bene, allora io accetto, noi ci facciamo da quest'altra parte, ne approfittiamo per poter riuscire a gustare un caffè Moac in attesa poi di passare ad un nuovo stand. Fabio Russo insieme a Alessandro Spadola della Moac S.P.A. a Host 2013. Io mi gusto un caffè bio fair trade della Moca. Voi attendete, perché nel frattempo ci sono altri servizi che vi attendono. Fabio Russo per Host 2013.